Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Marina Fantini, Senior Marketing Manager di Indeed, che ci parlerà del nuovo sondaggio condotto da Indeed che ha rivelato che oltre un lavoratore italiano su tre che si identifica come LGBT ha subito una discriminazione sul posto di lavoro. Allora, buongiorno. Intanto di cosa si occupa la vostra azienda? Buongiorno a tutti, buongiorno. Indeed è il sito numero uno al mondo per chi cerca e per chi offre lavoro. Sono circa 300 milioni le persone che tutti i mesi in tutto il mondo utilizzano Indeed per cercare lavoro e circa 3 milioni le aziende che usano Indeed per cercare lavoro. La nostra mission da sempre è We help people get jobs, aiutiamo le persone a trovare lavoro, ma non aiutiamo semplicemente le persone a trovare lavoro, noi vogliamo aiutare tutte le persone a trovare lavoro, perché siamo sempre più consapevoli che anche se il talento è universale, spesso le opportunità non lo sono. Ci sono persone che hanno grande talento, ma che per la loro situazione particolare, per caratteristiche di vario genere, si trovano ad avere meno possibilità di altre. Ed è per questo che noi siamo molto impegnati ad aiutare soprattutto chi affronta discriminazioni o barriere di qualsiasi tipo a trovare lavoro. Infatti il nostro impegno è di aiutare 30 milioni di persone che oggi si trovano ad affrontare delle barriere a trovare lavoro entro il 2030. E il nostro impegno per la comunità LGBTQ+ si inserisce proprio in quest'ambito. Quindi in che cosa consiste la ricerca che avete condotto e come l'avete svolta? Innanzitutto vorrei precisare che il nostro impegno per la diversity è più ampio. Naturalmente siamo molto attenti alle tematiche della comunità LGBTQ+, ma siamo anche attenti ad altri aspetti che spero avremo l'opportunità di approfondire. Ma naturalmente giugno è il mese del Pride e per cui in questo momento abbiamo dato attenzione soprattutto a questo aspetto. Quindi abbiamo sviluppato una ricerca su 1000 persone in Italia, di cui oltre la metà si identificano appunto con l'LGBTQ+, e come purtroppo non ci potevamo aspettare di scoprire, appunto un terzo di queste persone hanno dichiarato di avere subito delle discriminazioni sul posto di lavoro. Discriminazioni che a volte si sviluppano come vere e proprie microaggressioni, nel senso che sono delle situazioni in cui la persona si sente attaccata, anche se non sempre chi è l'autore di questa microaggressione lo fa intenzionalmente. Molto spesso si tratta semplicemente di ignoranza, di mancanza di conoscenza, e infatti come Indeed noi insistiamo sempre molto sulla formazione, sull'acquisizione di conoscenze, perché talvolta sono proprio i bias inconsci, sono i pregiudizi inconsci che le persone si portano dietro a portarle a comportarsi in un modo non inclusivo, in modo discriminatorio, mentre con un po' di impegno da parte dell'azienda nel fare formazione, da parte delle persone nel mettersi in discussione, tutto questo può essere superato. Certo, e quindi perché è importante parlare di discriminazione sul posto di lavoro, in questo caso nel contesto LGBT, ma anche più in generale? Indeed è molto impegnata a cambiare il mondo del lavoro in meglio. Oggi, lo sappiamo tutti, dopo la pandemia, sempre di più le persone si aspettano di avere un buon equilibrio tra vita professionale e vita personale, e si aspettano di lavorare in un ambiente dove si possano sentire a proprio agio, dove possano esprimere pienamente tutte le proprie caratteristiche, tutta la propria personalità. Sono moltissime le iniziative che si possono sviluppare in questo senso, e devo dire che Indeed parte da se stessa, perché a volte è facile parlare, ma bisogna innanzitutto mettersi in discussione e agire. In Indeed, anche internamente, abbiamo sviluppato molte iniziative che permettono a tutti i dipendenti, qualunque siano le loro caratteristiche, a trovare un giusto equilibrio tra vita personale e vita professionale e a esprimersi. Ad esempio, abbiamo numerosi gruppi, inclusion group,
che vanno a guardare i diversi aspetti. Ad esempio, siamo molto attenti ai temi della genitorialità, che non riguarda soltanto le mamme. Da noi, sia le mamme che i papà, tutti i genitori, nel primo anno di vita del bambino, hanno diritto a 26 settimane a casa, che sia un bambino partorito, che sia un bambino adottato, che sia un bambino accolto. Inoltre ci sono iniziative anche per aiutare, per esempio, le donne nella fase della menopausa, che è un aspetto che a volte viene trascurato, oltre naturalmente agli studi per andare a verificare che effettivamente tutti i diversi generi e tutti i diversi gruppi etnici abbiano un trattamento economico che sia equivalente. Quindi, come dicevo, noi partiamo dall'interno. Dopodiché lavoriamo molto con le aziende, i nostri clienti, per aiutarle ad avere un approccio inclusivo. Come dicevo prima, noi aiutiamo le aziende ad assumere le persone, a trovare talenti. Da sempre le offerte di lavoro di Indeed non prevedono di indicare l'età e non prevedono di indicare il genere dei candidati che si stanno cercando, perché tutti devono avere le stesse opportunità. Inoltre aiutiamo le aziende che lavorano con noi a creare delle offerte di lavoro che siano veramente inclusive, che attirino allo stesso modo persone di tutti i generi, di tutte le età, di tutte le provenienze. E aiutiamo sempre di più le aziende ad avere veramente un'attenzione anche a quei gruppi che talvolta possono essere discriminati. Ad esempio, stiamo organizzando per il mese di ottobre un evento rivolto ai rifugiati, quindi metteremo in contatto le aziende che cercano candidati con i rifugiati ucraini o di altre nazionalità, per aiutare anche queste persone ad avere maggiori opportunità di trovare un collocamento nel mondo del lavoro. Alla luce del lavoro che avete fatto e che avete svolto per eliminare o comunque ridurre le discriminazioni sul lavoro, avete notato un miglioramento? Sì, assolutamente. Le aziende che seguono questi principi, che si aprono a gruppi diversi, spesso trovano dei notevoli benefici. Ad esempio, affianchiamo le aziende nell'accogliere persone disabili. Anche questo può sembrare un passo difficile, ma in realtà le aziende che effettivamente compiono questo tipo di trasformazione si rendono conto che i loro gruppi di dipendenti sono più coesi, si sentono più ingaggiati, riescono ad avere anche prestazioni migliori, senza trascurare il fatto che le giovani generazioni sempre di più sono attente a questi temi, per cui in fase di colloquio spesso vogliono informarsi se l'azienda dove stanno andando a lavorare sia inclusiva, sia attenta a queste tematiche, altrimenti possono scartare un datore di lavoro a favore di un altro che invece abbia una migliore immagine dal punto di vista della diversity e dell'inclusion. Quindi quello che vorrei veramente sottolineare è che per le aziende oggi non si tratta solo di fare la cosa giusta, di comportarsi in un modo etico, sicuramente questo è vero, ma è anche un modo per essere effettivamente più attrattive sul mercato e anche di avere una forza lavoro che sia più ingaggiata e più performante. Quindi alla fine questa scelta etica si rivela anche una scelta vincente dal punto di vista del business. Quindi, riassumendo, com'è possibile ridurre le discriminazioni sul posto di lavoro? Partiamo dalla formazione, come dicevo prima. Quindi un primo aspetto è interrogarsi, chiedere veramente a tutte le persone di partecipare a dei momenti di confronto per andare a identificare quelli che possono essere i bias inconsci che vengono messi in atto nella fase di ricerca e selezione, ad esempio, ma anche in generale nella gestione delle persone. Poi noi ci focalizziamo sulla parte di assunzione, quindi cercare le persone già con apertura. Ad esempio, faccio degli esempi molto concreti. Non avere dei pregiudizi nella fase di scelta, per cui scegliere persone solo di una determinata età o di un determinato genere, ma fare in modo che nei candidati che si vanno a intervistare ci siano persone appartenenti un po' a tutti i diversi possibili gruppi demografici. Poi, una volta fatte le selezioni, tenendo di nuovo attenzione soprattutto alle competenze del candidato,
e non alle sue caratteristiche demografiche. Addirittura uno dei consigli che noi diamo è di non focalizzarsi nemmeno su aspetti come scegliere un laureato rispetto a una persona che non lo è, perché alla fine quello che conta per fare bene il proprio lavoro è avere le competenze giuste e avere l'atteggiamento giusto. Quindi nella fase di ricerca, nella fase di selezione, essere aperti a capire chi sono i talenti che abbiamo davanti e non fermarci a quelle che sono le loro caratteristiche che emergono dal curriculum. Un'altra cosa che noi suggeriamo è, nel momento in cui si pubblica un'offerta di lavoro, e questo mi rendo conto che per l'Italia è un tema un po' controverso, andare a indicare subito la fascia salariale di riferimento. Quindi non pensare che nel momento in cui io vado ad assumere qualcuno, se trovo una persona che appartiene a un gruppo che di solito può magari avere meno opportunità, banalmente una donna, pagarla di meno, mentre se per lo stesso ruolo trovo un uomo lo pago di più. Il fatto di definire già a priori delle fasce salariali per un certo tipo di ruolo garantisce l'equità di genere e per esempio di età. Un'altra cosa che si può fare è, appunto, una volta assunte, prese le persone, lavorare proprio sull'inclusione, sul fare sentire tutti accettati e creare per esempio dei gruppi in cui le persone possano esprimersi, dei gruppi ad esempio delle persone LGBTQ, oppure dare un sostegno ai genitori, come dicevamo prima, come facciamo noi in Indeed. Quindi avere un'attenzione per tutte le persone che devono occuparsi dei figli o magari anche degli anziani o di parenti che hanno a carico. Quindi vedere veramente tutti come delle persone che hanno delle esigenze che vanno al di là di quelle lavorative. Certo, quindi ringraziamo molto Marina Fantini per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie mille.